Cominciamo questo corso con l'orientarci dentro il sistema Linux, o meglio il sistema Unix. Cominciamo col vedere un momento dove siamo e poi le altre lezioni cominceremo a vedere un po' come navigare, i comandi su come spostarsi all'interno. Però prima di cominciare a spostarsi dobbiamo capire dove iniziamo il nostro percorso. Quindi dove siamo? Cominciamo a vedere un po' la struttura generale dei sistemi Unix o Linux, GNU, allora, o GNU Linux. Adesso, senza entrare nei dettagli, GNU Linux, eccetera, eccetera. Andiamo, saltiamo questa parte, andiamo a vedere un po' quello che è il file system hierarchy standard, cioè, diciamo, una struttura standard mantenuta appunto dalla Linux Foundation. Questo perché ci sono tantissime versioni di Linux, allora c'è, come dire, si cerca di mantenere uno standard comune a tutte le distribuzioni o comunque quasi tutte le distribuzioni di Linux, in modo insomma che ci siano dei punti di riferimento comune. Allora, qui vediamo appunto il nostro computer e le cartelle che vi sono dentro. Allora, se voi andate anche su Wikipedia, questo è in inglese, ma presumo che ci sia anche in italiano, va bene, non importa, comunque, quindi vediamo quali sono le varie cartelle. Allora, questo simbolo indica la root, cioè il computer sostanzialmente. Quindi vediamo, ecco, questo è il percorso dove siamo adesso, quindi è la nostra root directory. Come vedete, è lo stesso simbolo, quindi lo slash sostanzialmente. Io, come vedete, adesso sto modificando anche, lui riscrive, come dire, mi fa vedere il percorso, oppure scrive il nome della cartella quando non la specifico, ma c'è la possibilità in Ubuntu adesso solo di vedere, sto premendo CTRL L, di vedere il percorso. All'interno della root ci sono diverse cartelle. Quindi bin, boot, dev, etc, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello che ci interessa e dove lavoreremo sarà la cartella home, dove c'è la cartella dell'utente. Io adesso in questo computer mi chiamo ADV2, e dentro ci sono i miei file. Quindi noi ci troveremo qui dentro sostanzialmente. Andremo a lavorare. Qui ho i miei file scrivania, documenti, immagini, eccetera, eccetera. Sono qui dentro. Quindi il percorso, come vedete, è slash home. Esattamente questo. Ok. E qui sono appunto le directory dell'utente, come ho specificato qui. Poi vediamo un po' velocemente, giusto per curiosità, che cosa sono le altre cartelle. Quindi abbiamo, ad esempio, bin, ci sono gli eseguibili di sistema, questo qua. Poi sbin, vediamo, sbin, ok. Ci sono i comandi di amministrazione e i binari, insomma. Ok, dovrebbe esserci anche init che lo avvia. Poi c'è il boot, che appunto, come dice il nome, è relativo a fare il boot, dopo il post c'è il boot. Vabbè, sono fasi di avvio, adesso senza entrare nei dettagli, facciamo solo una breve carrellata. Qui dev ci sono alcuni file speciali, quindi diciamo dove si colloquia con, c'è il bus, la CPU, si colloquia proprio sostanzialmente con l'hardware. Etch ci sono le configurazioni di tutto il sistema, quindi valida per tutti gli utenti. Okay, la home l'abbiamo già vista. E poi cosa abbiamo? Beh, root sostanzialmente è lo spazio di lavoro dell'utente root, equivalente di home, solo che è di root. Naturalmente non posso accedere in modalità utente, devo autenticarmi. Vabbè, adesso lasciando stare l'utente root perché un discorso va fatto a parte per quanto riguarda la distribuzione Ubuntu, dove sostanzialmente il root è disabilitato. Poi abbiamo vabbè, insomma, le varie librerie, quindi lib32, lib64, eccetera, eccetera. Insomma, sostanzialmente ci sono tutte le librerie, librerie C, moduli del kernel e compagnia. Poi,
Munt, MNT o media, ok, questo vecchio e nuovo sostanzialmente, sono i mount point, per cui diciamo, ad esempio qua ho una chiavetta, come vedete, e allora dentro media ci sono i punti di mounting, insomma, di montaggio dei nuovi device. OPT, ci sono i software di terze parti, ad esempio Google Chrome, quindi un software di terze parti. Poi cosa abbiamo? Beh, insomma, approach, quindi i processi sostanzialmente, ma questi li vedremo. Poi run, sono delle cartelle sostanzialmente che ci danno file. Run, quindi insomma, magari relative alla run, cioè cose che vengono create in fase di esecuzione, ok? Quindi non so, ad esempio, l'avvio di un web server Apache e compagnia bella. E poi abbiamo la cartella temp, dove appunto sono i file temporanei, quindi vengono poi svuotati ad ogni riavvio. Poi che cosa abbiamo? User, che contiene sostanzialmente un software, quindi non necessario all'avvio della macchina, per cui diciamo tutto quello poi, una volta avviato, tutte le cose fatte dopo l'avvio vengono messe qua sostanzialmente. Var invece sono quelle, il contenuto dove appunto var, c'è cioè che variano nel tempo, in particolare vediamo i log. Quindi sostanzialmente perché variano nel tempo? Perché i log vengono sempre riscritti. Ok, per cui va bene. Questa è stata una breve panoramica, l'ho fatta anche un po' più lunga del necessario, ma secondo me chi ha interesse comunque, come dire, a conoscere meglio Linux, secondo me è interessante che gli venga spiegata anche questa parte del discorso. Prima di cominciare tutto il resto, per cui è proprio il dove sono, no? Sapete, io sono qui. Quindi, quando sostanzialmente entriamo, io sono qui, quindi computer home, e cominceremo poi a navigare qui dentro nelle prossime lezioni.